Sono passati 98 giorni da quel 3 giugno 2023, 98 giorni dalla rete su calcio di punizione di Gagliardini contro l'Azzurra San Benedetto, che ha permesso alla Pignanese di approdare all'ultimo gradino di un cammino per diventare grandi. Oggi inizia tutto, oggi si inizia contro chi dal mondo dei grandi è caduto e vuole subito rialzarsi per sondarci. Dallo stadio comunale di Appignano a Pignanese, Atletico Porto Sant'Elpidio, prima giornata della promozione Marche Girone B. Benvenuti da Giacomo Florio e Matteo Panetti. Fisca Bartomioli, è partita Pignanese Porto Sant'Elpidio, è partita la prima giornata del campionato di promozione Girone B con la Pignanese che recupera ma sbaglia subito. Pallone in avanti a cercare Giuli, chiuso però da un altro numero 7 che è Tarquini e cerca addirittura la gran giocata. Attenzione a Lascu, però accelera Lascu, cerca il destro Lascu, 14esimo, prima occasione la Lascu. Il numero 10 della Pignanese che calcia leggermente al di là dell'incrocio difeso da Finori. 1, 2, 3, 4, 5 saltatori in maglia nera. Pallone battuto per Tarquini che va in porta. Pallone largo sulla destra rispetto a Finori. C'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. In area di rigore arrivano anche Picchio, arriva anche Fagiani, Tarquini già dentro. Così come Raponi. Completare il quintetto Mannucci. Cross al centro proprio sul secondo palo dove si coordina Tarquini, c'è la buona chiusura, poi Raponi con il destro, la chiusura ancora una volta dalla parte della retroguardia dell'Atletico Porto Sant'Elpidio con l'azione che non è finita. Lascu prova a fuggire via Mannozzi, alla fine arriva il fischio dell'arbitro. Mamma mia che occasione, mamma mia che parata di Finori. Misin porta il pallone, Mannozzi prova ad accendersi, cerca l'imbucata per Gabaldi insolitamente sull'auto di sinistra. Uno contro Gesuelli, Gabaldi in area di rigore, sposta e crossa sul secondo palo, arriva con il numero 7 Giuli, al 18esimo minuto Giuli su assist di Gabaldi, fa 1-0. 1-0 per il Porto Sant'Elpidio che era nell'aria sinceramente, perché dopo l'espulsione, come avevamo detto, episodio chiave, e Porto Sant'Elpidio è venuto su molto bene, qui trova un bel gol con un gran colpo di testa, si è fatto male, attenzione, qualcuno della Pignanese è rimasto a terra, però comunque 1-0 direi anche meritato. Cross di Mannozzi sul secondo palo, si coordina la parata e poi arriva con il destro ancora la parata di Pettinari, doppio miracolo di Pettinari, mamma mia, tiene a vita il Pignanese, il numero 1 Pettinari col destro, prova a liberare il cross, lo fa partire a cercare Stura, poi attenzione a Raponi con il destro, Raponi, mamma mia Finori, ancora lui protagonista della difesa dell'Atletico Porto Sant'Elpidio, non è finita, ora sì, mamma mia che rischio, mamma mia la conclusione di Raponi, mamma mia Finori. Si riversano tutti in avanti ovviamente i casaccati neri nel tentativo di un disperato pareggio con Giampaolo, in avanti per Raponi, di testa, gira per nessuno, recupera Cappiato, c'è tanto spazio per Mannozzi, attenzione a lui, Mannozzi, c'è starli vicino, Mannozzi va con il destro, Mannozzi mette l'ombrellino nel long drink, Mannozzi fa 2-0, arrivati al 95esimo minuto di questa partita, chiude e mette una seria ipoteca su questa partita, Mannozzi. Sì, comunque gol inevitabile quando la Pignanese cercava l'ultimo affondo, palla persa in malo modo da una sponda di Raponi e si è trovata nettamente sbilanciata, Mannozzi poi è stato bravo a puntare la difesa e a incrociare con il destro, 2-0 e partita praticamente chiusa. Va Gagliardini con il destro, muro e non c'è più tempo, finisce qui al comunale di Appignano, succede tutto nella ripresa, prima Giuli, poi nel finale Mannozzi, regalano i primi tre punti a mister Palladini, all'Atletico Porto Sant'Elpidio, l'espulsione di Lascu ha sicuramente definito questa partita in salita totale per la Pignanese. Sì, comunque l'espulsione ha cambiato totalmente il manoscritto della gara e poi l'Atletico Porto Sant'Elpidio ne è uscito e quindi il resoconto finale che la Pignanese esce con 0 punti alla prima di questa promozione dopo tanti anni, invece l'Atletico Porto Sant'Elpidio mette il primo mattoncino per ritornare da dove è caduta l'anno scorso. Si ringrazia ovviamente lo studio fotografico Fotosì di Mirko Isidori dallo stadio comunale di Appignano. Un saluto da Giacomo Florio e Matteo Panetti. Qui con il mister dell'Atletico Porto Sant'Elpidio, mister Palladini, innanzitutto complimenti per la vittoria. Le volevo chiedere come ha visto i suoi ragazzi oggi alla prima giornata, risultato di 2-0, se l'hanno convinta o se ha comunque qualcosa da recriminare ai suoi giocatori.
No, recriminare niente, perché per essere la prima partita, con il caldo di oggi, con i carichi di lavoro e soprattutto quando non conosci neanche tantissimo gli avversari, non è semplice. Abbiamo incontrato una buona squadra, una squadra molto organizzata, anche una squadra fisicamente forte, quindi è stata combattuta. Poi quando siamo rimasti in 11 contro 10 si sono agevolate un pochettino le cose, ci siamo aperti un po' il campo con Mannozzi da una parte e Giuli dall'altra e siamo andati in vantaggio. Poi ci siamo abbassati in qualche circostanza, abbiamo rischiato anche di pareggiarla, poi siamo stati bravi a chiuderla, però partite di promozione saranno tutte difficili contro squadre che vorranno fare i punti ogni domenica, quindi per noi buona la prima, ma c'è da lavorare tanto. Ha tirato fuori lei l'argomento del campionato di promozione, che sarà un campionato comunque complesso. Voi tornate giù dal campionato di eccellenza, siete ovviamente sotto i riflettori di tutti, anche come diciamo i favoriti di questo campionato, per provare a ritornare immediatamente su. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi, cosa si aspetta dalla società e ovviamente da lei in questo campionato di promozione? Quali sono gli obiettivi? Ma i nostri obiettivi sono quelli di fare bene, ma non sicuramente, non siamo i favoriti, ci sono altre squadre favorite tipo Matelica, tipo San Giorgese, tipo Trodica, che spendono sempre tanti soldi e vogliono provare a vincere. Noi vogliamo far crescere i nostri giovani, oggi dall'inizio ne hanno giocati 4 se non sbaglio o 5 del settore giovanile, più altri erano in panchina, sono entrati altri giovani. Il nostro obiettivo è quello, è recuperare qualche giocatore tipo Sarre, tipo Forò, tipo Fuglini, che ci può dare qualche esperienza in più. Però il campionato difficile, mi hanno detto dei risultati, tutti risultati strani, quindi campionato difficilissimo, partite ogni domenica sono alla pari e quindi sarà un campionato molto equilibrato. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo mister. Grazie a voi. Qui con adesso il direttore sportivo della Pegnanese Gagliardini, una partita complicata, abbiamo appena sentito il mister del Porto Sant'Elpidio, anche lui ha dichiarato appunto che la partita è stata una partita combattuta, risultato di 2-0, forse per quello che si è appunto visto, levata l'espulsione eccetera, era una partita più combattuta rispetto a quello che è il risultato da vedere. Come ha visto la sua squadra e quanto l'espulsione di Lascu ha influito sul risultato finale? Beh, noi siamo partiti un po' contratti, visto che era la prima partita, un campionato nuovo, quindi c'era un po' di così, i ragazzi erano un po' contratti, poi ci siamo ripresi, sciolti, siamo andati abbastanza bene. E secondo tempo è appena iniziato con l'espulsione, oggi dopo 2 minuti, col caldo che c'era, ancora in fase di preparazione, un uomo in meno per 45 minuti si sente. E loro poi una squadra di giocatori esperti, con giovani bravi, e quindi ci hanno messo un po' in mezzo, siamo stati penalizzati forse sicuramente dall'espulsione, e poi ripeto, una partita veramente combattuta con zero falli assolutamente, non so, avrà fatto 20 ammonizioni l'arbitro, mi sembra un po' esagerato. Poteva farla giocare senza interromperla di continuo. Poi alla fine abbiamo avuto anche un paio di occasioni per pareggiarla, dopo in contropiede hanno fatto il secondo. Un campionato difficile, noi lo sapevamo, e la prima partita speriamo che ci siamo tolti un po' di dosso tutto lo scotto della prima partita, ecco. Tornati in promozione dopo più di 30 anni, l'identità della società, della squadra è chiara, espulso un attaccante, invece di riposizionarsi magari con un difensore per cercare di mantenere il risultato, il mister Giulianelli ha inserito altri due attaccanti, l'occasione poi l'avete avuto con Rapani nel finale. Qual è appunto l'identità, la natura e la voglia di questa squadra? Noi veniamo da 3 campionati fatti sempre al vertice, quindi la squadra si è un po' abituata a fare partite, diciamo, a cercare di farla la partita, fermo restando poi i nostri limiti, è normale, però in quel momento lì mettere un difensore forse significava chiudersi completamente senza avere la possibilità di ribaltare l'azione su qualche palla lunga, sperando in qualche spizzata, che poi alla fine è venuta fuori l'occasione perché eravamo ancora 1-0 e probabilmente forse come occasione avremmo anche meritato il pareggio per l'impegno, però poi è andata male,
l'identità della squadra è questa. È ovvio che il campionato adesso è così difficile che bisogna stare attenti nelle due fasi, perché non bisogna pensare solo alla fase offensiva. Però oggi, tutto sommato, fino all'espulsione credo che eravamo andati abbastanza bene, una partita da pareggio credo. Poi è ovvio che l'episodio ha fatto la differenza. Qui con Alessandro Finori, classe 2002, portiere dell'Atletico Porto Sant'Elpidio, a mio avviso il miglior giocatore della squadra ospite di questa partita, per le parate, per appunto l'importanza di queste parate, il fine primo tempo su Tarquini e nel finale su Rapani, sono state fondamentalmente decisive per mantenere il risultato. Poi avete vinto 2-0, le due parate comunque rimangono. Cosa pensi della tua squadra? E ti volevo chiedere anche in proiezione al futuro, alla prossima giornata in casa con la San Giorgese, cosa ti aspetti dai tuoi compagni? Ma non era facile, perché comunque era la prima partita e sappiamo come sono le prime partite di campionato. Soprattutto siamo una squadra nuova che ci siamo conosciuti quest'anno, però siamo stati bravi perché siamo stati compatti dietro e abbiamo saputo sfruttare bene le occasioni sui due gol che abbiamo fatto. Per il resto il campionato prevede un campionato duro, perché comunque le squadre sono tutte più o meno equilibrate e dobbiamo continuare a fare bene noi, a cercare di fare più punti possibili da qua alla fine del campionato.